Quindi hai prenotato? Beh, bravissimo amore, un bel weekend io e te da soli, eh? Colloquio. Ah, il colloquio, ma sai che... vabbè, allora lo aspetto qua. Sì, qua in ufficio. Sì, sto al garage. Va bene, dai, ci vediamo dopo, eh? Ok? Sì, ciao. Dai, su, andiamo. Che ore sono? Oh, la fai finita? Ti ho detto che siamo in orario. Dai, andiamo. Questo lavoro è già tuo. Sì, certo. Stai scherzando? Dimmelo se stai scherzando. Te lo ripeto per l'ultima volta. Perché non dovrebbero prenderti se già l'hai fatto altre volte? La fai facile. E la faccio facile, sì, per una volta che stai vestito quasi decentemente. Adesso devi soltanto essere un pochino più sicuro di te. Quindi, ricordati, respira e sorridi. Sorridi e respira. Respira e sorridi, sorridi, respira e sorridi. Ci sto a Così, provare, bravo, Giuseppe. così, dai. Mi raccomando, vai, falli neri, io ti aspetto qua. Dai. Avanti. Salve. Salve. Sono venuto qui per il colloquio, mi sembra di aver già parlato con sua moglie. Ah, sì, certo, piacere. Giovanni, passa l'acqua, prego. Accomodati e diamoci pure del tuo, eh. Senti, insomma, mia moglie mi ha detto che hai già lavorato, che hai già maturato un po' di esperienza sul campo. Sì, anche come meccanico. Bene, molto bene. E tra l'altro vedo che sei in orario e questo va ancora meglio. Spero di non averla disturbata. No, 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 anzi, figurati. Senti, un paio di informazioni. Abiti qui vicino, sei disponibile a cominciare subito? Io farei anche una prova qua nel garage. Certamente sì, anzi, abito 10 minuti da qui. Bene, molto bene, bene, bene. Come hai detto che ti chiami, scusa? Giovanni! Un attimo, arrivo subito. Non ho capito, scusa. Razvan. Razvan, che nome strano, Razvan. Non sei italiano. No, sono di Bucarest. Non sembreresti rumeno, parli così bene Sono italiano. tanti anni che vivo qui. Bene, bene, bene. Senti, facciamo una cosa. Lasciami il tuo numero che ti chiamiamo noi, va bene? Possiamo anche fare la prova subito. Abitando qui vicino No, non c'è guarda, problema di... purtroppo oggi sono pieno di lavoro, è tutto un casino, hai visto? Qua mi chiamano dappertutto. Ti chiamo io, non ti preoccupare, va bene? In gamba, eh. Scusa, il bagno? Prima porta a sinistra. Grazie. Colloquio. Il colloquio non va bene. Non va bene perché non va bene. Non possiamo assumere. Dopo il casino dell'altro giorno che hanno violentato quella donna. Poi Francesco, quello della moto. Sai, lo conosci, no? Sì, 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 sì. Eppure lui dice, lascia perdere, non te metti come niente. Capisci che non è l'unico cliente che la pensa così. Vabbè, ma... Ma basta, dimentichiamoci tutto, per favore. Ma tu che ci puoi fare? Troverai altri lavori, anche migliori. Giuseppe, è sempre la stessa storia. No, perché non sono tutti stronzi come quello. Scusa, io... Io non ti posso vedere così triste. Già quando sei allegro sei deprimente. Senti, stasera Fabrizio mi ha invitato a una festa a casa sua. Lo so, neanche a me va di andarci, però penso che ti farebbe bene. Non mi va. Andiamo lì, ci beviamo una cosa, conosciamo qualcuno, chiacchieriamo un po'. E poi, Raspa, sai, parliamoci seriamente. Io ho bisogno della mia libertà. Ho bisogno dei miei spazi. Non posso sempre averti come palla al piede. E poi ricordati, sorridi e respira, respira e sorridi, sorridi e respira, respira e sorridi. Facciamo un brindisi. Girare subito, ma c'è una che ti sta guardando e non è male. Dai, non ne ho voglia, veramente. Rimaniamo qui a fare due chiacchiere fra noi. Poi lo sai che con le donne ogni volta alla lunga va a finire male. Mamma mia, quanto sei noioso, magari è la volta giusta, vai lì e bevi qualcosa con lei. Giuseppe, ti ho detto che non ne ho voglia, dai, non mi va. Ti prego, Rimaniamo fallo per qui a me, fare due chiacchiere, fallo per me, ti prego. Dai, vai, vai, vai. Oddio, scusa.
Non fa niente. Scusami. Veramente non fa niente. Prendo un fazzoletto. Ti dico che non fa niente, dai. Tranquillo. Non dovete spingere il tuo amico. Lascialo stare, è un po' scemo. Anche tu stai con qualcuno? No, sono con un'amica. Anche lei ti spinge addosso alle persone? A volte capita, sì. Dai, magari li facciamo conoscere così. Comunque piacere, io sono Ambra. Piacere. Come ti chiami? Francesco. Piacere. Pronto? Ma proprio adesso? Vabbè dai, arrivo da 10 minuti, un quarto d'ora. Vabbè, no, dammi il tempo, dai. Arrivo, dai, ciao. Scusate, lo rubo 5 secondi al volo. Senti, io devo scappare mezz'ora, niente di grave, poi torno a prenderti. No, senti, torno con te. No, torno a prendere. Le hai chiesto almeno il numero? No. E dai, chiedile il numero, per favore, prima che andiamo via. Dai. Ciao. Ciao. Senti, io e il mio amico dobbiamo andare via. Ah. Scusami, magari ci vediamo un'altra volta. Ok. Ciao. Che hai? Quel ragazzo. Io non gli ho detto che sono rumena. Right.
It's strange that you don't know nothing about me.